Buongiorno per tutto il giorno, buon inizio weekly vlog. La giornata è a dir poco uggiosa, proprio brutta, brutta, brutta. Sono le 9, questo svacoltaccio, 9:30 e ho appena accompagnato Lucia perché si è fatta una mega dormita e sono felicissima di questo. Sto per andare in palestra. Mi sono conservata del decluttering di Gabri che, vi ripeto, ha prodotto quattro sacconi enormi di roba che non metteva, quindi lui non ha avuto dubbi. Solo su una maglietta abbiamo tenuto perché ci siamo affezionati, ma per il resto tutto quello che non ho usato abbiamo dato via e l'ho dato un decluttering vecchio, l'avevo una parte venduta, se vi ricordate. E al mercatino qua vicino, e poi quello che vendevano una parte me l'avevano ridato, mi hanno pagato quindi una parte del prezzo di vendita. Questa volta invece faccio due scatole per armadio verde, così mi danno le stelline, poi compri su quel sito con stelline e pochi euro per i vari abiti. Due buste l'ho data H&M con i buoni e poi l'ho data in parte agli abiti usati, con la raccolta abiti usati, questa che stava davanti alla scuola. Quindi insomma riesco a gestirmi così. Non abbiamo abiti in più per il momento, in casa nostra non ci sono, e per me è una liberazione enorme, cioè vivere con poche cose utili che mi piacciono a me fa vivere molto molto meglio. Infatti tutta questa moda del minimalismo, del decluttering contro la plastica, cioè io non per vantarmi, ma io sono anni che aspiro a questo, però non sapevo dare un nome, non sapevo dare una definizione. Qua ci voleva la mia amica, che però non me l'ha data questa definizione, che lei definisce tutto. Ma io sono stata subito incuriosita dall'uscita. Io ero adolescente della coppetta mestruale, ad esempio, poi l'ho iniziato a utilizzare da pochi mesi, però ne sono sempre stata attratta. Oppure del fatto di produrre meno plastica e di comprare la verdura non tagliata a pezzi, anche perché poi costa tre volte di più, ma di comprarla fresca e di in casa evitare tanti suppellettili, tanti ornamenti. Io sono sempre stata, quindi sono, diciamo, un'antesignana. Comunque, del decluttering mi sono conservata questo maglione con la zip, che era di Gabri, e quest'altro con cui lui faceva palestra, con cui oggi andrò in palestra, perché è abbinata perfettamente a questi leggings che ho comprato con mamma all'outlet, cioè mi ha regalato mia madre in realtà, all'outlet Adidas, cioè da 80 euro l'ho pagati 20, fantastico. E quindi vado oggi gambe e basta, poi si andrà al lavoro. Già stamattina, mentre attendevo che Lucia si svegliasse, mi sono dedicato un pochino al mio progetto. A dopo. Eccomi tornata dalla palestra, un attimino truccata, mi dedico un po' al progetto, poi mangio qualcosa al volo e vado al lavoro. Ho allenato gambe, le ho allenate benissimo. Proprio quando faccio gambe mi sfondo, mi fa proprio male, ma sono contenta. Piano piano metto sempre un po' di squat per guardarmi allo specchio e per imparare a farlo. Su, che è già mezzogiorno e 20. Buongiorno per tutto il giorno e buona domenica. Oggi è la festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme. Mi dispiace che questo vlog sia, diciamo. Eccoci qua, alla fine del vlog. Non ho finito di registrare, che era ieri perché la batteria era scarica. Ho fatto 40 minuti di allenamento a casa perché tra 2 ore devo uscire per andare al lavoro. Ho accompagnato Lucy nel caos, quindi non mi sono ripresa nel workout perché c'è un caos totale. E ora mi lavo e devo sistemare casa e voglio fare una cosa al computer, caricare dei video. Quindi mettete mi piace, iscrivetevi al canale, leggete sempre l'info box. Perdonatemi, sì, di questo vlog un po' confusionario che andrà online oggi, è lunedì, domani va online questo. Giovedì prodotti finiti, casa e cibo.
partiremo per Siracusa. Comunque cercherò di non abbandonare il canale. Noi ci vediamo al prossimo video.